benvenuti al nostro appuntamento con la salute in Humanitas. Oggi parliamo di prevenzione senologica e in particolare del mese della prevenzione senologica, il mese di ottobre, perché il primo di ottobre abbiamo appunto lanciato Sorrisi in Rosa, che è il grande progetto che coinvolge la Breast Unit di Humanitas e le pazienti di Humanitas. E oggi lo facciamo con tre ospiti, che sono il dottor Alberto Testori, direttore associato della Breast Unit di Humanitas. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Alla dottoressa Rita De Santis, che è un'oncologa e ricercatrice in Humanitas. Esatto. Buongiorno. E abbiamo Roberto Cagliero, che è il direttore del fundraising di Humanitas. Buongiorno, Roberto. Buongiorno a tutti. Allora, partiamo dalla prevenzione. E parlo proprio con lei, dottor Testori. Dati IOM 2019 ci raccontano che abbiamo registrato nel 2019 circa 2000 casi in meno di tumori. In realtà lo stesso destino non coinvolge anche il tumore alla mammella, che in realtà invece è in aumento, soprattutto nella popolazione under 50. Questo ci dimostra che c'è ancora tanto da fare sulla prevenzione. Sì, questo ci dimostra che c'è tanto da fare, è un dato che però prenderei con molto interesse, perché 2000 casi in meno di tumori, quando il trend è sempre stato quello in positivo, ci lascia pensare. E secondo me le motivazioni possono essere A, che gli stili di vita, fortunatamente, noi siamo riusciti a indottrinarli alle persone e probabilmente adesso ne vediamo i frutti. E evidentemente tanta gente si sottopone ad esami di screening e quindi di prevenzione, in modo che la lesione, adesso non ovviamente riguardante il tumore della mammella, però non mi vengono in mente lesioni precancerose quali i tumori del collo dell'utero o degli adenomi con una displasia riguardanti il colon, prendendoli in quella fase non diventano neanche tumori. E quindi cosa che nella mammella invece purtroppo non si riesce a fare, ovvero con gli esami di prevenzione tu riesci anche a riscontrare delle lesioni precancerose come le iperplasie duttali atipiche o altri tipi di lesioni denominate B3, però non riesci a trovare la lesione e a toglierla quando non è ancora diventata neoplasia nel 90% dei casi, perché è una prevenzione secondaria. Quindi diagnosi precoce, ovvero noi dobbiamo cercare con esami quali ecografia e mammografia di riscontrare la neoplasia in una fase primordiale, quindi quando è molto piccola, quando neanche il clinico la palpa. E quindi in questi casi noi sappiamo che otteniamo più del 95% di guarigioni. Quindi alle nostre amiche a casa, quando la prima mammografia, quando il primo controllo con un senologo? La prima mammografia noi la consigliamo al compimento dei 40 anni e vi è un perché. Il motivo è che il seno va incontro ad una trasformazione, ovvero il tessuto ghiandolare che normalmente caratterizza le fasi prima dei 40 anni inizia a trasformarsi in tessuto adiposo e la mammografia studia molto bene un tessuto di questo tipo. L'ecografia mammaria la consigliamo dai 30 anni in poi e dopo i 40 però consigliamo sempre di associare alla mammografia anche l'ecografia. Il perché abbiamo un aumento dei tumori della mammella, un continuo aumento, perché quest'anno ci attendiamo circa 58.000 nuovi casi, compresi ovviamente le forme in situ, perché noi ci basiamo sempre sulle forme infiltranti, che sono circa un 53.500 casi, dovuta al fatto che le donne si sottopongono anche spontaneamente, senza che il medico glielo dica, ad esami di screening, quali l'ecografia per dire ai 30 anni, piuttosto che la mammografia al compimento del 40° anno d'età, indipendentemente dalla chiamata da parte delle regioni a partecipare ai programmi di screening che, come sappiamo, partono dai 49 anni in poi, eccetto che in alcune regioni dove è stata giustamente la soglia di età abbassata ai 45 anni. Solitamente prevenzione va anche di pari passo con la ricerca, perché trovare nuovi modi per combattere questa malattia, queste malattie è fondamentale. La dottoressa Rita De Santis è una ricercatrice in Humanitas. In Humanitas esiste un programma di ricerca che si chiama
io lo leggo, predisposizione della risposta al trattamento chemioterapico nel tumore mammario. Di cosa si tratta? Sì, riguarda le pazienti che hanno una diagnosi tumore al seno che non può essere sottoposto immediatamente ad intervento chirurgico e quindi devono affrontare un trattamento preoperatorio per cercare di far sì che il tumore sia più facile da resecare e si possa anche ridurre un rischio di ulteriore ripresentazione di malattia futura. Il trattamento è un trattamento standard chemioterapico che ha degli effetti collaterali come l'alopecia o la nausea. Quello che vorremmo fare è cercare di predire, prima di iniziare un trattamento di questa portata, chi beneficerà del trattamento, perché ad un trattamento preoperatorio si può avere una risposta ottima fino alla scomparsa del tumore, buona o non buona, pessima, cioè una stabilità del nodulo o addirittura una progressione. Noi vorremmo cercare di capire prima di iniziare questo trattamento, certo, chi risponderà e quindi massimizzare il trattamento nelle pazienti responsive e trovare invece percorsi alternativi in chi non risponderebbe al trattamento. Personalizzazione del trattamento e delle cure. Questo lo vogliamo fare andando ad analizzare più approfonditamente gli elementi che estraiamo dagli esami di diagnosi e di stadiazione della malattia. Quindi un'analisi avanzata degli esami PET di stadiazione, che è la cosiddetta radiomica, ma anche l'analisi qualitativa e quantitativa dei microrganismi che sono presenti all'interno del nostro corpo a vari livelli, che è il microbiota. È possibile anche sostenerla la ricerca, e qui parlo a entrambi, anche a Roberto Cagliero, perché Roberto è responsabile fundraising di Humanitas, è stato lanciato insieme a Sorrisi in Rosa, il grande progetto della prevenzione in Humanitas, anche Pink Union, un grande altro progetto che si dedica alla salute della donna e a tutti i progetti di ricerca per la salute della donna, di cui esatto, si tratta. Pink Union è il classico progetto di genere, che riguarda il genere femminile nello specifico e che vuole contenere tutte quelle che sono le attività di ricerca clinica e preclinica che Humanitas svolge a favore del mondo femminile tutto l'anno, quindi non soltanto il mese di ottobre che è importantissimo, ma in verità bisogna pensare che tutto l'anno ci sono ricercatori che hanno progetti di ricerca che portano avanti grazie al fatto che si riescono a raccogliere dei fondi. E Pink Union sarà rappresentato da un'icona molto evocativa che è il tricolore rosa, che non vuole assolutamente superare il Pink Ribbon, ma in qualche modo vuole rendere più trasversale quello che è la rappresentazione del mondo della ricerca al femminile, che potrebbe essere declinato molto bene su prodotti da parte di aziende illuminate che finalmente cominciano a capire che i clienti non sono numeri di un forecast, ma sono persone, e che se le tratti da persone ottieni un grande interesse. Quindi Pink Union nasce con questo tipo di obiettivo, che è portare informazione, quindi condividere quello che si fa e ottenere anche coinvolgimento e consenso. E appunto coinvolgimento e consenso, soprattutto il coinvolgimento l'abbiamo avuto grazie a Sorrisi in Rosa, che appunto certamente, questo grandissimo progetto di Humanitas che coinvolge la Breast Unit e quindi gli specialisti di Humanitas e le pazienti. È un progetto ambizioso, direi, dottor Testori, perché siete riusciti a raccontare la storia di un sacco di pazienti che ce l'hanno fatta, hanno vinto il tumore al seno. Come nasce questa bellissima iniziativa? Sì, questa iniziativa nasce nel 2016, tant'è che quest'anno è stata abbiamo inaugurato la terza edizione, grazie, diciamo, ad un'idea voluta da Luisa Morniroli, che è una fotografa professionista ed è stata anche una paziente che ha sviluppato un tumore della mammella e ne è uscita egregiamente dopo sia l'intervento chirurgico che tutte le varie terapie che ha dovuto subire. L'idea di Luisa nasce proprio per dare un messaggio comunque di speranza alle tante donne che ogni giorno convivono con questa patologia e che spesso e volentieri non vedono più il loro futuro, perché entrano in un corridoio buio e non vedono più la luce. E Luisa è riuscita con questa mostra fotografica a esporre il viso di 12 pazienti, tutte 12 ovviamente con storie cliniche diverse, ma con il minimo comune denominatore, che è il tumore proprio della mammella, le quali sono riuscite a sconfiggerlo e attraverso il loro sorriso, le loro espressioni che dimostrano proprio voglia di vivere, vogliono certo, rinascere, vogliono comunicare in un modo diretto, perché ovviamente è un ritratto fotografico,
che di questa patologia si può guarire. Oltre al ritratto, allo scatto fotografico, vi è anche un ritratto scritto, grazie a un'altra paziente scrittrice che ha voluto, diciamo, come dire, rendere diciamo per mano della scrittura trasformare le emozioni, e parlando, diciamo, delle caratteristiche, delle personalità e, diciamo, dei sogni di ognuna di queste donne. Ed è bellissimo, perché è una mostra che è disponibile in tutti gli ospedali Humanitas, sì. Perché è un progetto che coinvolge tutti, da tutto Rozzano, San Pio X, Grazzeni e tutti gli altri grandi ospedali di Humanitas. E però ricordiamo che è anche disponibile leggere, vedere queste magnifiche fotografie scattate da Luisa e le storie di Cristina su un portale che è sorrisinrosa.it, quindi segnatevelo, mi raccomando, sorrisinrosa.it. E poi abbiamo anche tantissimi appuntamenti, 15 addirittura, più di 15 appuntamenti in tutto il gruppo. Ovviamente non tutti chiaramente nella sede di Rozzano, ma nei vari ambulatori che abbiamo sia a Milano che in provincia di Varese, a Bustarsizio, esatto. A Castellanza, a Milano in Viale Piave verranno anche eseguite delle visite senologiche completamente gratuite, proprio per il mese della prevenzione senologica, perché ecco una cosa che non abbiamo detto, che ottobre è il mese della prevenzione senologica su scala nazionale. Internazionale, infatti noi, se voi vi vorrete collegare su sorrisinrosa.it, troverete tutti gli appuntamenti di questo grande festival di Sorrisi in Rosa e anche tutti i metodi di prenotazione. Perché appunto potete sottoporvi alla visita di prevenzione assolutamente gratuitamente. E abbiamo poi un po' di appuntamenti invece di informazione, tra cui il Bra Day, quindi con i vostri colleghi della chirurgia plastica, e poi il Mamma Zona, la paziente diplomata, perché che sarà il 12 di ottobre. Esatto, 12 di ottobre, perché essere informati vuol dire iniziare il percorso della prevenzione. Io vi saluto, vi ringrazio grazie a te. Di essere stati con noi, e alla prossima.